Nel Museo Civico Porta della Terra a San Salvo è stata allestita la sezione numismatica La storia di San Salvo attraverso le monete. È il risultato della collaborazione dell'amministrazione comunale con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Le monete offrono una nuova tipologia di lettura della storia di San Salvo, dal III secolo a.C. al XX secolo. La nuova sezione è aperta al pubblico il sabato dalle 17 alle 20 a cura di Parsifal Società Cooperativa. Siamo molto orgogliosi di presentare finalmente la collezione di monete del nostro museo archeologico. Sono più di 100 monete che sono state catalogate, sono state datate nel tempo e ci raccontano di una vivacità della nostra città in epoca molto molto remota, a dispetto di quanti collocavano la nascita del nostro borgo appena un centinaio d'anni fa. È una vivacità che risale all'epoca addirittura preromana e che ha sempre caratterizzato San Salvo. Siamo orgogliosi perché possiamo vantare questo patrimonio archeologico e culturale di rilievo, ma siamo anche orgogliosi di poter dire che la nostra città non manca di certo una storia e non manca soprattutto una storia fatta di commercio, di benessere, di prosperità, che non solo è stata poi ritrovata negli ultimi 50 anni, ma che soprattutto auguriamo possa continuare ad avere per il futuro. E il passato che torna, ed è di buon auspicio averla inaugurata questa mostra proprio in questo periodo così tanto particolare, se vogliamo anche un po' difficile da un punto di vista lavorativo per il nostro territorio. L'importanza di questa raccolta è che dà l'idea di una lunga storia che va dal III secolo a.C. fino agli inizi del Novecento e danno anche l'idea dello sviluppo di questa città. Sicuramente tra le monete più interessanti sono quelle di III secolo, anche perché sono importate dall'Areapola, quindi sono zecche di Lucera, di Teano Apulo, e danno l'idea di un commercio fiorente nel III secolo a.C. Il museo diventa ancora di più un luogo di incontro per la cultura della nostra città. Aumentiamo l'offerta culturale per i turisti della nostra città e rinforziamo diciamo, la collaborazione con tutte le associazioni e con le istituzioni scolastiche per la conoscenza ulteriore della storia della nostra città attraverso queste monete. Queste monete sono costituite da due lotti principali. Un gruppo di monete è stato consegnato da anonimi cittadini all'amministrazione di San Salvo molti anni fa. Anonimi cittadini che sono stati molto civici, hanno lasciato anche le indicazioni sulle provenienze, per questo ci consente di localizzare le provenienze di molte monete. E le altre invece vengono da scavi regolari, soprattutto qui nel centro di San Salvo e nelle zone limitrofe.